benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi l'approvazione del rendiconto generale delle attività relative all'anno finanziario 2022. Ok, è arrivato a maggioranza, ok, che va a sanare anche i rilievi fatti recentemente dalla Corte dei Conti. A neanche una settimana dal verdetto della Corte dei Conti, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022, inserendo gli emendamenti della Giunta, per sanare il rilievo fatto dalla sezione regionale di controllo, che in occasione della parifica del rendiconto aveva contestato gli oneri di ammortamento dei mutui per investimenti sanitari addebitati sul fondo sanitario. Nel corso dell'esercizio 2022, è stato ricordato in aula, sono state approvate 4 leggi di variazione di bilancio di previsione e 23 atti amministrativi di variazione di competenza della Giunta regionale. Il rendiconto generale ha ricevuto il via libera con i voti di PD e Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani. Il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre 500 milioni, un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia, diciamo, l'equilibrio della spesa, ecco, per intenderci, fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo appunto di oltre 500 milioni di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo, ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento, perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta a 1 miliardo e 400 milioni di euro, solo 7 anni fa era più del doppio. Quindi uno sforzo importante, una gestione attenta che dimostra come le risorse finanziarie della Regione Toscana vengono spese con attenzione e oculatezza. C'è il tema della spesa sanitaria, che ovviamente la vicenda pandemica ha accresciuto. Rispetto a questo il Fondo Sanitario Nazionale non è adeguato a garantire le prestazioni che oggi sono necessarie, tant'è che nel 2022 la Regione Toscana ha messo dal proprio bilancio 237 milioni di euro a fronte delle maggiori spese della sanità. Ecco, al netto di questo credo che possiamo essere soddisfatti di una gestione che sta in equilibrio e che come trend migliora le proprie prestazioni. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti ha denunciato quello che noi diciamo ormai da molto tempo, e cioè il bilancio, soprattutto nei rapporti con le ASL, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente. È un bilancio, quello della Regione, molto rigido. Siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni, e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali, come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consiliari, e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate, su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme, perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità. E in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Gianni in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade, una società per la quale
quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita. Quindi davvero una situazione molto confusa, per la quale speriamo gli uffici riescano a tenere botta e che non sia di previsione per un aumento delle tasse, perché gli uffici in commissione controllo ci hanno detto che la pressione fiscale in Regione Toscana è ferma dal 2013 e con l'aumento tendenziale delle spese, compresa anche la crisi energetica, probabilmente si renderà necessaria presto una manovra da questo punto di vista. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri dei conti della Regione su questo rendiconto 2022 e lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, in particolar modo dalla Procura della Corte dei Conti e ovviamente anche dal Collegio che ha recepito i rilievi, partendo da intanto una considerazione di fondo, cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che, seppur in parte recuperato, continua a mantenere un peso sui conti della Regione Toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per direi le generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla Regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico, della contabilità da parte della Corte dei Conti, tant'è vero che la Regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti e con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte. E in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate, dove la Corte ha correttamente richiamato il fatto che la partecipazione da parte dell'ente regione, come dire, sta all'interno di un provvedimento ormai legislativo, il testo unico, che dà dei vincoli ben precisi, che siamo in una situazione in cui moltissime di queste partecipate, cito fra tutte, visto che all'ordine del giorno anche di questo Consiglio regionale di ieri se ne è discusso, Firenze Fiera, dove abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede, e dove, altro elemento importante a mio avviso da considerare, dove la Regione, che spesso è socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante, talvolta addirittura in house, non riesce a verificare la situazione, perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornate al 2021, magari aggiornate, insomma, non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere, e quindi su questo c'è un altro elemento inquietante che la dice lunga su quello che è il quadro dei conti di questa regione. Italia Viva ha votato a favore del rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della Regione Toscana, che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari, nel contempo erogare servizi senza aumentare addizionale IRPEF, senza aumentare bollo, e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Sono, diciamo, reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario, dove la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo di mutui che poi vengono poi a finanziare investimenti sul perimetro sanitario, che però scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica, è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015, che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio, che pare non trovare un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione
gestione, a una organizzazione della parte sanitaria, quindi del complesso del sistema, che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete. Dall'altra parte poi ci sono alcune altre questioni che purtroppo rimangono ancora critiche, la questione delle società partecipate, un ruolo di Regione Toscana che pare non essere incisivo, un ruolo che continua ancora a veder rinviato alcune scelte strategiche, soprattutto su questioni ancora importanti, non solo fiere, ma più in generale alcune, diciamo, realtà che, sulle quali la Regione Toscana dovrebbe intervenire anche e soprattutto prendendo atto di criticità non più diciamo rinviabili. In realtà si continua a procrastinare, nonostante un impegno che era stato preso anche dal Consiglio regionale, invitando la Giunta ad una revisione, ad una riorganizzazione di questo perimetro, che però ancora oggi non vede la luce. Tasto dolente anche per quanto riguarda il PNRR e più in generale la programmazione europea. Noi ancora oggi non abbiamo una visione completa di quella che è la programmazione, soprattutto non abbiamo una visione completa della complementarietà, per l'appunto, che dovrebbe avere la risorsa, diciamo, le risorse del complesso della Regione Toscana, i fondi europei e il PNRR. I numeri ad oggi sull'attuazione del PNRR sono numeri piccoli per la Regione Toscana, e dall'altra parte questo quadro poco trasparente rispetto alle risorse destinate anche alla nuova programmazione non ci consente di avere un quadro anche appunto programmatorio completo. Questo dal mio punto di vista è un vulnus importante, perché senza diciamo la giusta trasparenza sull'impiego delle risorse, noi non possiamo avere poi un quadro anche di quello che è stato attuato e di ciò che invece dovrà essere, diciamo, realizzato nel prossimo futuro. Quindi questo è sicuramente un tasto assolutamente dolente, su cui purtroppo anche qui non vediamo una correzione di rotta, e questo, diciamo, è una situazione che ci spinge nuovamente a un voto negativo. Il rischio è che nel 2024 siamo nuovamente qui a come dire, rilevare le stesse medesime censure, perché da questo punto di vista, ecco, abbiamo una giunta che pare non voler adottare quei provvedimenti che invece in realtà noi riteniamo ineluttabili su questi settori. Questo dunque era un tema molto importante, affrontato con un dibattito intenso nel corso delle ultime sedute del Consiglio regionale. Adesso invece ci occupiamo del più alto riconoscimento dell'Assemblea Toscana, il gonfalone d'argento che è stato consegnato in Palazzo del Pegaso a due docenti dell'Università di Pisa, che nelle scorse settimane hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale nell'ambito dell'informatica. Il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale, è stato conferito in Palazzo del Pegaso a Paolo Ferragina e Giovanni Manzini, i due docenti dell'Università di Pisa, che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale per l'informatica Paris Kanellakis Theory and Practice Award, che è considerato per rilievo nel settore secondo solo al premio Turing, di fatto il Nobel della disciplina. I professori dell'Ateneo Pisano sono stati premiati per l'invenzione del FM Index, con risultati scientifici che hanno rivoluzionato la compressione dati e le applicazioni dell'informatica alla genomica. Questo è un premio che viene dato alla voglia di crederci, alla voglia di riuscire a migliorare la vita delle persone. Il professor Ferragina e il professor Manzini, con la loro ricerca, sono riusciti a trovare le condizioni per aiutare a sequenziare meglio il DNA. Un premio enorme per il nostro territorio, una sorta di premio Nobel dell'informatica che per la prima volta viene dato a degli italiani. E allora ho voluto, come Consiglio regionale, conferire il massimo riconoscimento, il gonfalone d'argento, alla loro capacità di fare ricerca, alla loro capacità di anticipare il futuro. Questo è un premio che non va solo al professor Ferragina e al professor Manzini, ma a tutta la scuola informatica pisana per il grande contributo che ha portato avanti in questi ultimi decenni nella vita di ciascuno di noi. Questi erano i temi principali della puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, per la prossima settimana, ovviamente su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.